Questa è la quinta conferenza la sesta conferenza su sette che l'Istituto Nazionale di Geofisica è stato chiamato a tenere qui alla festa di Scienze e Filosofia, Virtute e Conoscenza di Foligno. Io sono Carlo Alberto Brunori, sono geologo, lavoro all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma sono folignate, vivo qui a Foligno. Sono onorato, sono contento e anche emozionato per portare i miei colleghi a parlare a questa festa, una festa che sento anche mio ovviamente come folignate che amo molto. INGV è famoso per il monitoraggio, lo studio e la divulgazione per quanto riguarda i vulcani, per quanto riguarda gli effetti sismici, il monitoraggio sismico del territorio, per la valutazione della pericolosità e del rischio sismico. C'è una terza geofisica, scherzando prima stavamo dicendo la terza geofisica, cioè la geofisica dell'ambiente, che invece è una parte importantissima sia per il servizio che fa alla comunità internazionale e sicuramente a quella italiana, ma anche perché impiega risorse e tecnologie molto importanti e vedremo nel corso della presentazione di che cosa si tratta. Si occupa di tante cose la geofisica ambientale, si occupa sia di atmosfera che di oceani, si occupa di il rilevamento di fenomeni geofisici che vanno a impattare sulla vita di tutti i giorni. Quest'oggi abbiamo Leonardo Sagnotti, che è il direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Abbiamo avuto questa mattina la conferenza di Daniela Pantosti, Dipartimento Terremoti in particolare, e ieri del dottor Neri, Dipartimento Vulcani. Quindi a seguire ci sarà la conferenza di Carlo Doglioni, che è il presidente dell'INGV, oltre altri colleghi che hanno fatto divulgazione. Ci presenterà quella che è una breve carrellata su quelle che sono le attività di ricerca dell'INGV per quanto riguarda la geofisica ambientale, concentrandosi su alcune cose. Vedremo, parlerà anche di micropolveri, parlerà, essendo in questo ambiente, può sembrare una battuta, di geomagnetismo. Abbiamo qui dietro la calamità cosmica, era giusto fargli un riferimento, e anche, visto la conferenza che c'è stata prima, di space weather, quindi la meteorologia spaziale. Andiamo a scoprire che cos'è. Leonardo Sagnotti. Grazie. Grazie Carlo Alberto, e desidero ringraziare tutta l'organizzazione di questa festa della scienza e della filosofia per averci invitato a partecipare, per averci coinvolto così in massa. Carlo Alberto ricordava che sono ben sette le relazioni che il nostro istituto ha condotto e sta appunto portando a termine in questa festa. E come Carlo Alberto vi ha detto, ecco, io sono il direttore del Dipartimento Ambiente dell'istituto, che si occupa di tutta una serie di fenomeni che caratterizzano la fisica del nostro pianeta. In particolare, ecco, la geofisica studia l'oggetto e il pianeta Terra con metodi fisici. Visto che si parla di scienza e di filosofia, la mia prima diapositiva vuole mettere un po' il tutto in un contesto generale. Il nostro pianeta può essere considerato come la nostra astronave che ci porta in giro nell'universo. Considerate che la Terra orbita intorno al Sole ad una velocità di 107.000 km all'ora e il Sole è una stella medio-piccola che non ha praticamente niente di speciale e che si colloca in un braccio periferico della nostra galassia, della Via Lattea. Io non so se c'è un pointer, posso indicare magari qualcosa sulle diapositive. Oddio! Abbiate pazienza, questo è un mouse difficilissimo, però ecco, il Sole è qui al centro, vedete, di questa diapositiva, di questa figura. Se vedete la freccetta, quello indica il nostro Sole, e che appunto non è nel centro neanche della nostra galassia, è su uno dei suoi bracci periferici. E questo è il nostro oggetto di studio, il nostro pianeta, che comunque non è un pianeta banale, è un pianeta molto interessante, perché è un pianeta dinamico, è un pianeta che è vivo, ospita la vita, e che ha tutta una serie di fenomeni che sono piuttosto complessi e caratterizzati da una dinamica che appunto è quella che come geofisici ci riproponiamo di studiare a diversi livelli. Come
carrellata generale, ecco, vi vorrei introdurre quali sono le diverse tematiche che studiamo come ricerca all'INGV e quali sono anche i servizi che forniamo alla società civile su queste tematiche. Per quello che riguarda la ricerca, possiamo sintetizzare le aree disciplinari di cui ci occupiamo in questo elenco che vedete nella diapositiva e che comprendono essenzialmente lo studio del campo magnetico terrestre, che sarà uno degli argomenti che approfondiremo in questa relazione, la fisica dell'alta atmosfera, non l'atmosfera di cui ci ha parlato il colonnello Guidi prima, ma un'atmosfera superiore in cui la materia si trova in uno stato prevalentemente ionizzato, ed è appunto la ionosfera. Facciamo anche ricerche multidisciplinari in ambiente marino, anche profondo. C'è un gruppo che si occupa di fare modelli oceanografici e quindi di pressione, temperatura e salinità, in questo caso non dell'atmosfera ma dei mari. Ci occupiamo di studi di clima e paleoclima, non soltanto nelle osservazioni storiche cui si è riferito in precedenza il colonnello Guidi, ma anche osservazioni che portiamo più indietro nel tempo e quindi estendiamo a una diciamo, scala temporale preistorica o addirittura geologica. Su queste scale temporali il clima cambia sicuramente molto, le stagioni cambiano sicuramente molto e ci occupiamo anche di valutare attualmente le variazioni nel livello dei mari. Conduciamo ricerche multidisciplinari in entrambe le aree polari, sia nell'area artica sia nell'area antartica. Io stesso ho partecipato a 3 spedizioni in Antartide. Facciamo ricerche, io vi parlo di geofisica, ma noi facciamo anche ricerche di geochimica di fluidi per l'ambiente, facciamo ricerca applicata all'energia, allo sfruttamento delle georisorse, quindi in geotermia, e conduciamo geofisica di esplorazione che può portare anche a alcuni risultati utili per la società, come vediamo nella slide successiva. Ecco, noi sulla base di tutte queste ricerche produciamo dei servizi. Produciamo dei bollettini sulle variazioni di questi parametri fisici, produciamo una cartografia nazionale, mettiamo a disposizione i dati in real time, e costruiamo anche delle basi dei dati, dei modelli, del software per le loro analisi, facciamo studi di monitoraggio ambientale, consulenze su richiesta appunto di diversi soggetti istituzionali e poi, come in questo caso, attività di informazione e di divulgazione. Vedete, una delle slide qui rappresenta dei bidoni metallici che sono stati utilizzati per fare interramento illegale di rifiuti tossici. Questi bidoni possono essere efficacemente rilevati con metodologie geofisiche e quindi a supporto delle attività dei forestali, che ora sono carabinieri, facciamo diverse attività per rimozione di questi rifiuti tossici sepolti in maniera illegale. E questa è la panoramica generale di cosa significa geofisica per l'ambiente secondo noi. E ovviamente, come avrete potuto constatare voi stessi, sono diversi argomenti che non possono essere trattati tutti in una sola conferenza. E ne ho scelti alcuni da approfondire un po', perché penso che possano essere di particolare interesse. In particolare, ecco, il primo argomento di cui vorrei parlarvi è il campo magnetico terrestre. La Terra ha un suo campo magnetico, ben noto da tempi storici. Già nei primi secoli dopo Cristo i cinesi avevano inventato una sorta di bussola rudimentale che poi è stata messa a punto nel XIII secolo in Europa e utilizzata per le navigazioni. E questo perché il campo magnetico terrestre è essenzialmente un campo di dipolo, quindi ha un suo polo nord, un suo polo sud e possono essere utilizzati per l'orientamento e la navigazione. L'origine del campo magnetico terrestre è all'interno della Terra, è dovuto all'esistenza di un nucleo fluido, che è un nucleo metallico ad alto contenuto in ferro, in cui avvengono dei moti piuttosto complessi, sono dei moti turbolenti e convettivi che nel loro insieme danno un campo magnetico che è paragonabile a quello che si avrebbe se al centro della Terra ci fosse una barretta magnetica orientata parallelamente all'asse di rotazione della Terra. In realtà questa configurazione del campo, vedete qui c'è una schematizzazione di ciò che avviene nel nucleo esterno fluido,
è il risultato di modi che sono assolutamente complessi e caotici, quindi assomigliano un po' alla soluzione dell'equazione di questi modi assomiglia un po' a quello che ha fatto vedere prima il colonnello Guidi per i modi dell'atmosfera, con la complicazione che qui l'osservazione diretta non è possibile. Chiaramente siamo a circa 3.000 km di profondità sotto la superficie terrestre e quello che avviene poi nel nucleo esterno liquido della Terra è anche influenzato dalla presenza di un nucleo interno che invece è solido e che condiziona il movimento di questo fluido turbolento. Nell'insieme, mentre nel nucleo il movimento è piuttosto caotico, quello che si vede al di fuori del nucleo è un campo piuttosto semplice, che è un campo di dipolo e che possiamo rappresentare in questa maniera come un dipolo che è collocato al centro della Terra e che genera queste linee di forza tipiche appunto di una configurazione dipolare in cui l'asse del dipolo tipicamente fa un angolo di pochi gradi con l'asse di rotazione della Terra, ma dato che il sistema è dinamico, quando questa dinamica del campo immediata nel tempo e quindi sulla scala dei secoli, l'asse del dipolo magnetico viene a coincidere esattamente con l'asse di rotazione. Quindi questa è la configurazione del campo magnetico terrestre. Il campo magnetico terrestre, però, come vi dicevo, è una configurazione, è una proprietà della Terra che ha una sua caratteristica dinamica. Le prime osservazioni del campo magnetico terrestre datano diciamo agli inizi del XVII secolo e furono effettuate sia a Londra sia a Parigi. E questo grafico, per esempio, fa vedere come è variata la declinazione magnetica, dove la declinazione è l'angolo che l'ago della bussola fa rispetto al nord geografico vero, dal 1600 fino ai nostri giorni. E vedete che rispetto se i due l'ago della bussola e il nord geografico coincidono perfettamente, quest'angolo è zero, altrimenti si può avere una declinazione verso est o verso ovest, vedete, e anche un'inclinazione che può variare da un valore medio che per Greenwich vedete intorno ai 70 gradi, ma può variare tra valori più alti fino a quasi 75 gradi qui, a valori più bassi fino a circa 67 gradi qua. Nell'insieme, vedete, c'è una curva di variazione sia della declinazione che dell'inclinazione del campo. Quando questa variazione viene mediata su scale di tempo secolare o geologica, si può assumere che il campo magnetico terrestre corrisponde con il campo di un dipolo geocentrico assiale e quindi la direzione del campo rappresenta effettivamente la direzione del nord geografico. Nell'insieme però, ecco, la bussola è come se facesse queste variazioni nel tempo che sono schematizzate in questo grafico qui e vedete sempre riferendoci a Greenwich avremo questa variazione dell'angolo tra l'ago della bussola e il nord geografico vero che varia da qualche grado verso est fino alla perfetta rappresentazione del nord geografico a qualche grado verso ovest e poi torna gradualmente indietro. Questo si riflette anche in una variazione nel tempo della posizione del polo magnetico, cioè del luogo sulla superficie terrestre in cui il campo magnetico è effettivamente verticale. E in questo grafico, che rappresenta in pratica la regione artica del Canada, vedete come si è spostato il polo magnetico a partire dalla metà dell'Ottocento circa fino ai nostri giorni. Quindi il campo magnetico è essenzialmente un campo di dipolo, si origina al centro della Terra per moti convettivi del nucleo esterno fluido, ma è un sistema dinamico che varia per direzione, ma varia anche di intensità. E questa è come variata l'intensità misurata del campo dalle prime misure che risalgono alla metà dell'Ottocento e furono fatte da Gauss, in Germania appunto, e vedete che dall'epoca di Gauss a oggi l'intensità del campo magnetico terrestre è costantemente diminuita nel tempo. E attualmente è possibile appunto tramite l'osservazione diretta del campo sia tramite gli osservatori geomagnetici che sono a terra sia adesso
delle misure che vengono fatte dai satelliti che vengono messi in orbita, è possibile avere delle mappe globali per il campo magnetico terrestre, e questa è l'intensità del campo per l'anno 2000, che come vedete è caratterizzata da aree di alta intensità nelle regioni polari, sono quelle in colore tendente al rosso, e da dei minimi di intensità in area equatoriale, ma con un minimo molto pronunciato nell'Atlantico meridionale e in prossimità delle coste del Brasile. E questa configurazione del campo è poi stata possibile attraverso l'interpolazione dei dati disponibili per le misure dirette dal 1600 in poi, è stata possibile poi estenderla per appunto i secoli precedenti, che danno un'idea della dinamica complessiva del campo magnetico terrestre. E come vediamo, a partire dal 600, questa area centrale di anomalia di bassa intensità si è andata intensificando, vedete qui nell'Atlantico meridionale, che si è spostata un po' verso ovest ed è aumentata di intensità. Questo è quello che si è potuto ricostruire con le misure dirette del campo. Però attraverso altri studi che riguardano le proprietà magnetiche delle rocce, è possibile estendere nel tempo e quindi anche al passato geologico, anche a milioni di anni fa, anche a centinaia di milioni di anni fa, le osservazioni sul campo magnetico terrestre dell'epoca, perché le rocce hanno la capacità di mantenere memoria del campo magnetico che esisteva al momento della loro formazione e di mantenere questa informazione inalterata fino ai giorni nostri. Normalmente le rocce non sono così magnetiche come questa figura, infatti questo è un pezzo da museo che è composto essenzialmente, una roccia composta essenzialmente da magnetite, che è il minerale magnetico principale, che è un ossido di ferro, e che fu già scoperta da Talete. Talete di Mileto fu il primo a notare e a riportare le proprietà magnetiche delle rocce proprio dalla regione di Magnesia nell'Anatolia, che all'epoca era, faceva parte appunto della Grecia, città greche, e è stato che alcune rocce avevano questa capacità di attrarsi o di repellersi perché erano rocce essenzialmente costituite dalle mineralizzazioni di magnetite. Normalmente le rocce invece sono molto debolmente magnetiche, e quello che si fa negli studi di paleomagnetismo, ecco, si collezionano delle carote che vengono perforate sul terreno, sulle diverse formazioni rocciose che si stanno studiando, quindi a diverse età nella storia geologica della Terra, e poi i campioni prelevati si misurano in laboratori specializzati con strumenti piuttosto sofisticati che riescono a misurare con buona affidabilità proprietà magnetiche estremamente deboli. Quello che vedete qui rappresentato in questa fotografia è proprio il laboratorio di paleomagnetismo dell'INGV nella nostra sede di Roma. Queste osservazioni quindi hanno potuto estendere notevolmente nel tempo le informazioni che abbiamo sulle variazioni del campo magnetico terrestre. In questa diapositiva viene rappresentata la variazione ricostruita per l'intensità del campo durante gli ultimi 800.000 anni. Vedete che ci sono dei periodi in cui l'intensità del campo è piuttosto alta, dei periodi in cui oscilla intorno a un valore medio e dei periodi in cui invece cade bruscamente a valori molto bassi. Questi valori molto bassi sono periodi di instabilità magnetica in cui il campo tende ad invertirsi di polarità. E in pratica circa 780.000 anni fa il campo si è invertito effettivamente di polarità, quindi in pratica si sono invertiti i poli nord e sud del dipolo al centro della Terra. Voi vedete, avete visto nella diapositiva precedente che dai tempi di Gauss, cioè dalla metà dell'Ottocento fino a oggi, l'intensità del campo è costantemente diminuita. E avete visto che questo si può imputare alla crescita e all'intensificazione di quella anomalia di bassa intensità che c'è nell'Atlantico meridionale vicino alle coste del Brasile. Però nel tempo, quindi esteso a 800.000 anni fa, vedete che il campo era sostanzialmente più basso di quant'è ai giorni nostri. Quindi noi veniamo da un picco molto alto del campo e quindi che diminuisca è un fenomeno che ci sta, è assolutamente naturale.
E poi, nei periodi in cui il campo può essere molto basso, è possibile che il campo si inverta di polarità. E questo è stato verificato, vedete, il campo magnetico terrestre esiste essenzialmente in due stati, questo è quello in cui noi viviamo, che è detto a polarità normale, in cui le linee di forza del campo entrano verso l'interno della Terra nell'emisfero nord e escono nell'emisfero sud. L'altra configurazione è quella opposta, in cui le linee di forza escono dall'emisfero nord e entrano verso l'interno della Terra nell'emisfero sud. Queste due configurazioni sono tutte e due egualmente probabili e stabili, non è che una è preferita rispetto all'altra. E in effetti nel corso del tempo geologico si sono succedute continuamente. Questa scala che vedete è una scala relativa alle inversioni di polarità del campo per gli ultimi 5 milioni di anni. Con il colore nero viene rappresentata la polarità normale, che è quella in cui noi viviamo, e vi dicevo l'ultima inversione circa 780.000 anni fa. Con il colore bianco e la polarità inversa, che come vedete è stata ugualmente frequente nel passato geologico. Non è un processo regolare o ciclico e quindi non si può dire quando sarà la prossima inversione o in quale frequenza si verificano le inversioni. Questa scala qui, che è stata ricostruita tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70 attraverso studi diretti di colate di lava esposte in superficie, è stata poi estesa a 180 milioni di anni circa, in questo grafico vi mostro fino a 118 milioni di anni fa, e attraverso lo studio delle anomalie magnetiche sui fondali oceanici, perché i fondali oceanici sono anch'essi in espansione, anzi il paleomagnetismo ha dimostrato che i fondali oceanici sono in espansione e ha posto le basi per l'origine della teoria della tettonica a placche. E lo studio delle anomalie magnetiche sui fondali oceanici ci permette di ricostruire questa storia di inversioni del campo magnetico terrestre, vi dicevo, fino a circa 180 milioni di anni fa. E riconosciamo che il campo magnetico terrestre ha uno spettro di dinamica di variazione estremamente su vasta scala. Ci sono delle variazioni tipicamente secolari, quindi di qualche secolo, oppure delle variazioni piuttosto brevi, inferiori ai 10.000 anni, che sono quelle caratteristiche delle instabilità geomagnetiche, come le escursioni o le inversioni di polarità. Poi ci sono dei periodi sostanzialmente più lunghi, da circa 10.000 anni a qualche milione di anni, in cui la polarità si mantiene prevalentemente stabile e poi è stato anche riconosciuto dei periodi in cui il campo magnetico ha smesso di invertirsi anche per decine di milioni di anni e questi vengono indicati come supercron. Il supercron più recente è questo che avviene in pratica nella parte superiore del Cretaceo, quindi alla fine del Mesozoico, l'era dei dinosauri, in cui il campo magnetico terrestre non si è più invertito per circa 30-40 milioni di anni. Mentre negli ultimi 30 milioni di anni la frequenza media delle inversioni è stata circa di 4 inversioni ogni milione di anni. E questo ovviamente poi impatta non soltanto sull'interesse scientifico di noi ricercatori, ma spesso anche sull'interesse della società e dei media, perché c'è molta curiosità di sapere quando sarà la prossima inversione del campo e quali effetti comporterà. Come vedete qui ho inserito due articoli di giornali, questo è del novembre 2014 su Repubblica, che prevede presto un'inversione del campo magnetico terrestre, e quest'altro invece è un articolo del giornale del 2002, è un The Observer, quindi un giornale straniero, che prevede che quando il campo magnetico terrestre invertirà i poli, i raggi del Sole andranno ad arrossire la Terra. E quindi c'è un grande interesse e anche una grande preoccupazione, perché non si sa quando questo fenomeno avverrà e sostanzialmente non si sa che effetti avrà su di noi e sulla nostra società. E, a parte le inversioni di polarità del campo, che sono sicuramente l'effetto più drammatico, esiste poi tutta una disciplina che invece si occupa di studiare e quello che viene detto space weather, ossia la meteorologia spaziale, ovvero come l'attività solare va a interagire con il nostro campo magnetico e con la nostra ionosfera, perché gli effetti che possono avere
questi fenomeni vanno a influenzare molto pesantemente la nostra società tecnologica, sia per quanto riguarda il funzionamento dei satelliti, ovviamente gli astronauti in orbita nella stazione spaziale, ma anche tutti gli equipaggi che sono a bordo degli aerei civili, come le comunicazioni radio e come, ovviamente, quello che preoccupa di più, i sistemi di distribuzione della corrente elettrica, nonché la possibilità di utilizzare i satelliti per il posizionamento e quindi per tutto quello che riguarda i GPS. Questa disciplina adesso è il secondo argomento che cerchiamo di sviluppare un po' più nel dettaglio in questa mia breve carrellata, e parte dal fatto che l'attività solare, che è molto dinamica anche quella, può impattare pesantemente sull'ambiente terrestre. In particolare il Sole, oltre alla sua attività, diciamo, normale, può avere degli episodi di forte emissione o di radiazioni o di materia, e quindi nel primo caso si chiamano brillamenti, e il secondo caso, l'episodio più drammatico e più importante di espulsione di materia, è quello che avviene durante le cosiddette coronal mass ejection, cioè emissioni di massa coronale, che può arrivare all'area terrestre, e vedete che quel campo di dipolo che avevamo visto nelle diapositive precedenti della Terra viene deformato con un andamento a goccia che da una parte, quella verso il Sole, comprende una compressione del campo di dipolo e dall'altra lo porta ad estendersi con una coda molto lunga in direzione opposta al Sole. Tutta questa regione in cui è confinato il campo magnetico terrestre si chiama magnetosfera. E la magnetosfera, ossia l'esistenza di un campo magnetico terrestre, è quella che permette la vita sulla Terra. Perché in assenza di campo magnetico e in assenza di magnetosfera, il vento solare porterebbe via la nostra atmosfera e quindi non ci sarebbero più le condizioni per la vita. Marte, che non ha un campo magnetico terrestre, non ha un'atmosfera proprio per questa ragione. E quindi su Marte, non so se c'è mai stata vita in un passato lontano, ma sicuramente non c'è vita adesso. Vediamo un po' più nel dettaglio queste emissioni da parte del Sole. Ecco, il Sole emette la luce, ok? Che ci illumina e permette la vita sulla Terra, che tipicamente impiega 8 minuti per raggiungere il nostro pianeta. E emette anche in condizioni, quindi questa è radiazione, in condizioni di quiete emette anche un vento solare piuttosto costante che impiega 4 giorni per raggiungere il nostro pianeta, è composto soprattutto da elettroni e protoni. Però il Sole, nel corso della sua dinamica, può avere degli episodi più intensi di emissione di radiazione, sia sotto forma di raggi X o sotto forma di onde radio, che vedete possono impiegare da alcuni minuti ad alcuni giorni per arrivare nell'area terrestre, oppure di particelle ad alta energia, oppure di coronal mass ejection, cioè grandi emissioni di massa che possono impiegare alcuni giorni, 2 o 3 giorni per raggiungere l'orbita terrestre e che poi possono dare origine ad alcune tempeste magnetiche e ionosferiche che durano fino ad alcuni giorni. Il Sole stesso ha una sua attività che è ciclica, che varia nel tempo. Anche qui vedete il grafico sotto e fa vedere i cicli di attività solare che sono tipicamente riconosciuti dalle macchie solari, le famose macchie solari che osservò per primo Galileo, e che hanno dei cicli di circa 11 anni. Attualmente siamo nel ciclo 24 e siamo, vedete, in questi anni qua, stiamo andando verso un minimo di attività solare. Ma ci sono ovviamente i cicli undecennali precedenti, ricostruibili fino appunto al 600, che mostrano questa variazione di attività solare. Quindi non soltanto la dinamica terrestre, ma anche la dinamica solare influisce su questi fenomeni. La magnetosfera è costituita da tutta una sua serie di caratteristiche che sono rappresentate qui in lingua inglese, ma che essenzialmente prevedono una compressione sul lato del vento solare, e vedete delle cuspidi polari qui, in cui le particelle possono penetrare verso le regioni polari del nostro pianeta, e poi una lunga coda in direzione opposta al Sole
in cui poi possono avvenire dei fenomeni di riconnessione, adesso vedremo un video, delle linee di forza del campo che a loro volta portano particelle energetiche verso il nostro pianeta. E la prossima diapositiva dovrebbe proprio mostrarvi, dovrebbe proprio mostrarvi con un filmato questo fenomeno, se riesco a farlo andare. Ecco il vecchio solare che comprime la magnetosfera, genera appunto dei flussi di particelle verso la coda che poi danno luogo a riconnessione e iniezione di particelle energetiche verso le aree polari che danno quei bellissimi effetti che sono le aurore polari durante le tempeste magnetiche. Anche il prossimo video fa vedere questi effetti di un'aurora in area antartica in questo caso. E sono effetti effettivamente spettacolari e molto belli, che ovviamente danno luogo a fotografie nelle aree polari assolutamente spalorditive. Questi fenomeni così belli a vedersi sono poi associati a più o meno intensa, a seconda di quant'è l'energia e la quantità delle particelle che vengono immesse nel sistema della magnetosfera, a delle tempeste magnetiche di questo tipo. Questo è un tracciato sulla componente orizzontale del campo magnetico terrestre misurato in un osservatorio geomagnetico a terra. Durante una tempesta particolarmente forte, è avvenuta, vedete, tra il 13 e il 14 marzo del 1989, e considerate che questa tempesta magnetica, che non è stata forte, però sappiamo che ne possono essere molto più forti, provocò un blackout totale del Quebec, quindi la regione di Montreal in Canada, per 9 ore. Sono rimasti 9 ore senza corrente elettrica, chi era negli ascensori è rimasto negli ascensori, immaginate che cosa. E l'intero sistema di distribuzione della corrente elettrica, poi, per rimetterlo a norma e quindi a un funzionamento usuale, ha impiegato diversi giorni. E quindi sono effetti che, in effetti, scusate il gioco di parole, possono avere grandi implicazioni sulla società. Alle tempeste magnetiche si associano anche tempeste ionosferiche, e quindi variazioni nel contenuto in elettroni in questa parte ionizzata dell'atmosfera, che è quella che va dai 50 km fino ai 500 km d'altezza sopra la superficie terrestre, che possono portare a fenomeni perturbativi di questo tipo, che in pratica inficiano e rendono inutilizzabile il posizionamento satellitare GPS. E quindi anche questo vi potete immaginare che effetti ha sulla nostra società. Nell'insieme, per quello che riguarda le tempeste magnetiche ionosferiche, ecco, questa diapositiva, spero si legga un pochino, riassume tutti i possibili effetti. Quindi radiazioni sugli astronauti e poi funzionamento in generale dei sistemi satellitari, che possono essere danneggiati per le loro celle solari con cui in pratica funzionano, o possono aumentare l'attrito nel caso di aumentata densità elettronica nella ionosfera, gli effetti sui passeggeri a bordo degli aerei, che possono essere esposti a dosi di radiazioni molto più alte e quindi pericolose per la salute, ha effetti sui segnali radio e quindi sulle radiocomunicazioni, che possono essere interrotte, ha effetti appunto sulla posizione GPS e soprattutto corrosione degli oleodotti, sì, e anche possibilità di correnti indotte che possono mandare in tilt i nostri sistemi di distribuzione dell'energia elettrica. Quindi anche questi fenomeni hanno un grande interesse per la società, e anche qui vi ho selezionato un paio di articoli di giornale, questo in particolare del Corriere della Sera di pochi giorni fa, dove addirittura titolano che una tempesta solare potrebbe riportare la civiltà all'inizio dell'Ottocento, quando eravamo tutti senza elettricità. E vi lascio immaginare come... Questo è un po' più morbido, dice che timori per le telecomunicazioni. Però, ecco, questo aspetto della meteorologia spaziale è sicuramente un aspetto che ha un grande interesse scientifico, ma anche un grande interesse sociale. Noi studiamo questi fenomeni attraverso la gestione di opportunità di osservatori geomagnetici che abbiamo sia in Italia sia, vedete, in Antartide, o anche osservatori ionosferici anche qui distribuiti tra l'Italia, l'America Latina e le due aree polari, sia in Antartide sia alle Svalbard.
La sfida per il futuro è proprio quella di sviluppare dei modelli efficaci di previsione. Abbiamo visto che in alcuni casi tra una particolare attività solare molto intensa e gli effetti sul nostro pianeta possono intercorrere 2 o 3 giorni e quindi è bene poter essere preparati in anticipo nel caso di forti tempeste. Quindi noi dobbiamo essere in grado di monitorare bene i parametri ionosferici e geomagnetici, sia su scala nazionale che globale, di sviluppare ricerche su nuovi modelli e indici di attività, sviluppo di strumenti di previsione e allerta, gestione dei dati in real time e contribuire agli sforzi internazionali in questo senso. E questo è il secondo argomento di cui vi volevo parlare, almeno come panoramica generale. Il terzo è abbastanza distinto da questi ed è l'applicazione dei metodi geofisici allo studio dell'inquinamento atmosferico e in particolare appunto le famose famigerate polveri sottili. Le polveri sottili sono presenti in atmosfera e sono costituite da un'ampia varietà di sostanze sia solide sia liquide e possono essere sia di origine naturale sia di origine antropica. In questa foto da satellite vedete questa nube che arriva di polvere, che arriva dal Sahara praticamente, che investe la nostra penisola e so quegli episodi che poi tutti conosciamo che ci rendono le nostre auto parcheggiate gialle. Ok, e queste polveri che arrivano sono sempre polveri sottili, ma sono tipicamente costituite da frammenti di rocce naturali. Ben diverso è il caso delle polveri sottili legate invece ai fenomeni di combustione, quali appunto avvengono quelle nei motori dei veicoli in circolazione, che invece sono di composizione e di forma molto diverse. Normalmente sono metalliche, spesso sono molto magnetiche e i processi di fusione stessa danno origine a forme sferiche. Le polveri sottili, ecco, hanno dimensioni, si distinguono convenzionalmente, vedete questo è un capello umano, questo è il PM10, quindi di dimensioni di diametro aerodinamico inferiori ai 10 micron, che normalmente sono fatti da polvere, pollini e altri materiali, e mentre il PM2.5, che è quello più fine, quindi inferiore ai 2 micron e mezzo, è normalmente composto proprio da metalli e composti organici, che sono quelli che hanno più effetti sulla salute. Secondo la World Health Organization, quindi l'Organizzazione Mondiale sulla Salute, nel 2012 si stima che ben 3 milioni di persone hanno avuto una morte prematura legata alla concentrazione delle polveri sottili. E questa Organizzazione Mondiale della Sanità conclude che l'inquinamento atmosferico è ora il più grande singolo rischio ambientale per la salute umana, con effetti acuti, che appunto comprendono irritazioni delle vie respiratorie, degli occhi e asma, e effetti cronici, che invece comportano malattie croniche sia respiratorie e cardiovascolari, cancro dei polmoni e che portano a morte prematura. Le principali sorgenti di emissione per le polveri sottili di origine antropica sono proprio il traffico dei veicoli a motore e le attività industriali, in quantità minore i riscaldamenti domestici e le attività edili. Ecco, le polveri sottili come si distribuiscono nel nostro sistema respiratorio? Vedete che le più grandi sono trattenute nella parte iniziale del nostro sistema respiratorio, mentre quelle più piccole riescono a penetrare più in profondità, raggiungono i bronchi, i polmoni, e quelle più piccole sotto il micron vanno poi negli alveoli e dagli alveoli si distribuiscono in tutto il corpo umano. Le polveri sottili, specie quelle di origine antropica, sono tipicamente composti da metalli pesanti, che sono tossici, e da materiale magnetico, quindi da magnetite, e quindi hanno proprietà magnetiche normalmente molto intense e molto stabili. Quindi noi possiamo utilizzare il magnetismo per caratterizzare le polveri sottili e specialmente quelle di origine antropica. In studi di questo tipo noi abbiamo utilizzato soprattutto tecniche di biomonitoraggio, cioè abbiamo utilizzato semplicemente le foglie degli alberi come collettori naturali di polveri sottili. E sono ovviamente a grandissima diffusione e quindi possono dare un'idea della dispersione delle polveri sottili ad alta risoluzione. E in un primo studio che abbiamo fatto nel Comune di Roma abbiamo utilizzato ovviamente diverse specie ad ampia diffusione, concentrandosi inizialmente soprattutto sul platano e sul leccio. Come le foglie
trattengono queste polveri sottili. Ecco, vi faccio vedere delle immagini al microscopio elettronico a scansione, in cui questa è la pagina superiore di una foglia di leccio su cui cresce una cera, e questa cera, quando in pratica si forma, trattiene al suo interno le particelle che si sono deposte sulla superficie della foglia. Come è fatto ad andare così? Vedete che qui in questa fotografia si distingue qui un taglio sulla cera, e vedete che sotto queste particelle brillanti sono proprio le polveri sottili che sono trattenute dalla foglia. La pagina inferiore della foglia del leccio invece è pelosa, e quindi è costituita da peletti che si vedono anche a occhio nudo, ma qui al microscopio elettronico si vedono particolarmente bene, e che circondano gli stomata, che sono le cellule con cui la foglia respira. E un ingrandimento fa vedere che, ecco, le polveri sottili sono anche qui trattenute molto efficacemente da questi peli della foglia. Quindi le foglie trattengono una grande quantità di polveri sottili, che da una parte ci permettono di fare degli studi ad alta risoluzione sulla loro dispersione nell'ambiente, e dall'altra ci migliorano la qualità dell'aria, perché sottraggono polveri sottili dall'ambiente. A Roma abbiamo capito subito che a Roma non ha grandi industrie, la sorgente principale di polveri sottili antropiche sono i veicoli a motore, e questo è un esempio che fa vedere sia per il Quercus ilex, cioè il leccio, che per il platano, i diversi valori che abbiamo misurato tra i grandi parchi urbani. Questo è il Parco degli Acquedotti, uno dei principali aree verde di Roma, e dove vedete che tutte e due le specie danno valori praticamente prossimi a zero, e queste sono strade che da traffico molto basso muovendosi verso destra indicano strade invece ad alto traffico. Vedete che il leccio è molto più efficace del platano nel rimuovere le polveri sottili, e chiaramente indica essenzialmente proprio l'origine di queste sorgenti, che appunto sono le auto che circolano. E abbiamo fatto poi degli studi nelle aree verdi, e questa è l'area di via di Tor Carbone a Roma, nel parco degli Appi Antica, e quindi si tratta di una via ad alto traffico in un'area verde, in una grande area verde. E noi abbiamo studiato in questo caso un profilo di lecci che vedete qui. Questa è la strada, e abbiamo i lecci distribuiti in un profilo perpendicolare alla strada, e vedete che i valori grandi di magnetismo li abbiamo trovati proprio sui due alberi più vicini alla strada, e basta allontanarsi di qualche decina di metri per andare a valori del sottofondo indistinguibile delle aree verdi. E quindi non solo la sorgente è ben identificata, che è la strada, ma anche l'andamento di dispersione delle polveri sottili. Altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo applicato i metodi magnetici per studiare le sorgenti, e quindi siamo andati a prendere direttamente polveri dai veicoli, sia dai tubi di scappamento sia dai cerchioni per i freni a disco. Abbiamo sottoposto questi campioni a delle misure di isteresi. Le misure di isteresi, sempre in un laboratorio specializzato, fanno vedere come varia la magnetizzazione in funzione del campo magnetico applicato, che cresce prima in una direzione positiva, torna poi a zero e cresce in una direzione negativa. Da queste curve si possono ricavare tutta una serie di parametri, non vi annoio su quali sono, ma sono rappresentati in questo grafico, che poi possono essere utilizzati in questo altro grafico, in cui un certo tipo di parametro, qui la coercitività, è messo sull'asse X, e qui l'intensità di magnetizzazione sull'asse Y, e vedete diverse popolazioni di campioni che comprendono qui al centro, e anche qua abbiamo le foglie e anche i filtri delle centraline per il rilevamento della quantità dell'aria. Qui abbiamo i dati invece dai tubi scappamento, sia per i veicoli a benzina che per quelli diesel, e qui invece abbiamo le polveri che vengono dai freni a disco. E vedete, con le proprietà magnetiche si riesce a distinguere di che tipo di polvere stiamo trattando. Le polveri poi naturali, cioè quelle collezionate in maniera naturale dalle foglie degli alberi oppure immagazzinate dai filtri nelle centraline, sono a metà strada tra quelli più magnetici
dei freni e quelli meno magnetici che invece vengono dai tubi di scappamento. E quindi questo ci fa capire che quello che circola nell'aria è in effetti una miscela che rappresenta un mixing dei due contributi. In conclusione, anche su questo studio, l'analisi delle proprietà magnetiche delle polveri sottili è un metodo efficace, rapido ed economico per monitorare e mappare ad alta risoluzione l'inquinamento antropico con metodi di biomonitoraggio. In particolare, tali analisi consentono l'identificazione delle sorgenti e permettono di costruire nel dettaglio la loro dispersione e diffusione nell'ambiente. Pertanto i dati magnetici possono fornire un supporto sperimentale per la progettazione della rete di centraline di monitoraggio, mi indicano dov'è meglio che io le metta, per la qualità dell'aria, e di formulare piani efficaci per la mitificazione degli effetti dovuti alla dispersione del particolato atmosferico negli ambienti urbani e industriali. Penso di aver utilizzato tutto il mio tempo, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie, come avete visto il campo della geofisica ambientale è ampissimo, io sono sempre meravigliato e estasiato del lavoro che fanno i miei colleghi. Sarebbe stato interessante scoprire anche il lavoro che ha fatto Leonardo nelle sue campagne in Antartide. Come geologo è estremamente flessibile, forse non lo so, ma credo che noi geologi abbiamo una flessibilità incredibile di affrontare qualsiasi problema. E se c'è qualche domanda? Io sono rimasta affascinata dalle variazioni del campo magnetico. Sì. E al di là dei giornalisti che facevano cose allarmistiche sull'oddio che succede nella prossima inversione, qualche studio su quali sono stati gli effetti ambientali delle precedenti inversioni del campo magnetico esisterà? Sì. Perché è venuto fuori? Perché questa è una cosa su cui non ha potuto fare. Allora. Sì, mi aspettavo domande su questo perché in effetti l'inversione del campo magnetico terrestre è sempre un argomento di grande interesse. E c'è stato ovviamente e c'è tuttora grande curiosità nel sapere se queste inversioni hanno o hanno avuto degli effetti sulla vita sulla Terra. Come vi ho fatto vedere ce ne sono state un grandissimo numero nel corso del passato geologico. Molti ricercatori hanno provato a vedere se c'è stato una correlazione con le principali estinzioni e finora non è stata trovata. Quindi sembra che non ci sia nessuna correlazione tra inversione del campo magnetico terrestre e maggiori estinzioni nel passato. Lo stesso genere umano ha subito diverse inversioni. 780.000 anni fa, quando non c'era l'Homo sapiens, quando si è verificata l'ultima inversione di polarità, il genere Homo c'era. C'era sicuramente l'Homo erectus, ma probabilmente c'era anche qualche altra specie. L'Homo erectus ha passato l'inversione tranquillo, è stato finora la specie umana più longeva, è durata più di 1 milione di anni, e durante l'inversione era più o meno a metà del suo percorso e non ha avuto nessun effetto. 40.000 anni fa, invece, c'è stata un'escursione, cioè un periodo di instabilità magnetica molto pronunciata, molto breve, è durata meno di 1.000 anni, e che è nota come escursione di Lachamp. Alcuni associano la scomparsa del Neanderthal, che avviene più o meno in quella fascia di età, con questa escursione, perché dicono il Neanderthal ha la pelle chiara, e con un campo magnetico più ridotto si aumenta la possibilità di avere tumori della pelle e questo è stato uno dei fattori, non l'unico, che ha contribuito alla scomparsa del Neanderthal, ma sono ipotesi. E altre correlazioni con la vita non sono state trovate. Con le glaciazioni neanche. Noi negli ultimi 780.000 anni abbiamo avuto numerose epoche di glaciali e interglaciali e il campo magnetico ha avuto sempre la stessa polarità. E quello che sicuramente avverrà nella prossima inversione di polarità, se noi manteniamo questa società, se noi ci saremo, perché potrebbe essere tra 1 milione di anni e noi non ci siamo più, ma invece dovesse avvenire presto, come qualcuno ipotizza, perché il campo sta in effetti diminuendo la sua intensità molto velocemente, l'impatto non sarebbe sulla nostra vita ma sulla nostra società tecnologica.
cioè con un campo magnetico che si stima possa raggiungere intensità del 10, circa il 10% di quello che è adesso, quindi molto molto più ridotto, avremmo sicuramente effetti molto più importanti dell'attività solare sulla magnetosfera, quindi estesissime tempeste magnetiche ionosferiche che mentre magari non arrivano al suolo, però ci mettono fuori uso i satelliti, l'elettricità. Per estremizzare, dice, si torna all'Ottocento, se a questa società togliamo l'elettricità noi moriamo tutti di fame e di sete in brevissimo tempo, perché nessuno coltiva o alleva quello che mangia. Dipendiamo tutto da un sistema complesso che è fondato sull'elettricità. Se i sistemi di distribuzione dell'elettricità saltano, non c'è l'effetto diretto biologico, ma c'è l'effetto tecnologico che forse è ancora più devastante. Siamo fuori tempo. Grazie. Massimo, grazie mille. Grazie.